Il gruppo Paolo di Tarso di Salerno ed il gruppo La Casa di Timoteo di Adria presentano in podcast Sollievo per l'anima, momenti di studio di scienza dello spirito, riunioni online, dirette streaming il mercoledì ed il giovedì. Buon ascolto. Senza carità non c'è salvezza. Agli spiriti guida di ogni uno di noi, ai nostri angeli custodi, a quelli che ci vogliono bene, che possano dare comprensione e saggezza perché possiamo capire quello che studieremo questa sera. Chiediamo agli spiriti benefattori di magnetizzare queste acque affinché ognuno possa ricevere in armonia con le sue necessità. Che questa serata ci porti pace, amore, tranquillità e giustizia nella vita di ogni giorno. Grazie. Grazie. Un attimo, quello da prendere l'acqua. Ok, vai, prendi l'acqua. Anche se non sono venuto Paolo e Antonella, pure Stefania, ma continuiamo il capitolo che doveva leggere tu. Ok, questa settimana capitolo 100, pagina 121, 189 la domanda. Sì, no, dice che se si riusciva veniva, ma no. Allora, noi siamo nella transmigrazione progressiva? Sì. Ok. 89 del libro degli spiriti. Allora, questo libro è stato, diciamo così, è una raccolta di messaggi che nel 1800, che poi vedrai nell'opuscolo, 1850, ha ricevuto Allan Kardec e altri medium di tutto il mondo delle risposte alle domande sul mondo spirituale, e loro hanno risposto. E così lui ha compilato tutte queste risposte e ha messo in un libro. E questo libro così che è spirito che ti viene, no, veramente tutti noi siamo spiriti incarnati, che siamo nella carne, fisici, e quelli disincarnati che sono quelli che sono trapassati, quelli spiriti che non sono più qui. Perciò si chiama libro degli spiriti, non perché è il libro dei morti, ma il libro che gli spiriti, gli esseri superiori, siamo tutti spiriti, e loro hanno detto delle cose alle domande che sono state fatte. Vai Luca. Ok, allora cominciamo con la domanda 189. Sì. Allora, ce l'avete? Okay. Fin dall'inizio della sua formazione, lo spirito gode della pienezza delle sue facoltà? No, perché lo spirito, come l'uomo, ha anche la sua infanzia in origine. Gli spiriti hanno solo un'esistenza istintiva e a stento una conoscenza di se stessi e delle loro azioni. Non è che a poco che l'intelligenza che si sviluppa. Domande su questo? Allora, 190. Qual è lo stato dell'anima alla sua prima incarnazione? Lo stato dell'infanzia nella vita corporea. La sua intelligenza sta sbocciando, l'anima prova a vivere. Qua stai dicendo che all'inizio della formazione di tutti gli spiriti, quando Dio ha creato, no? E continua a creare, non è che Dio ha fatto la creazione e poi... perché è infinito, è una cosa che è infinita, continua in eterno, no? Então lui continua a creare. E fin dall'inizio della formazione di un spirito, per esempio me, no? Quando ero ancora un spirito ignorante, semplice, che no, cavernicola, diciamo così, ele dice, godi della sua pienezza delle facoltà? No, perché ancora è come il bambino, che non conosce tutte le sfaccettature. Piano piano che va evolvendo, che d'incarnazione che passiamo, come dicono, no? Dal minerale all'angelicale, dalla pietra all'angelo. Noi dobbiamo diventare angeli, come dicono i buddhisti, dobbiamo arrivare al nirvana. Ma noi passiamo dallo stadio minerale allo stadio animale, o passiamo già dallo stadio animale a quello evoluto? No,
cioè, è tutta una progressione, è progressista, progressista. Fisico o animale? Prima minerale, prima nella terra, come è successo con l'evoluzione. Allora, lo spiritismo è una scienza evoluzionista e creazionista. Dio ha creato gli spiriti, ha dato suo austro, suo soffio su questo mondo, no? E da questo soffio sono nati gli spiriti. L'evoluzione, noi abbiamo dei minerali dentro il nostro corpo, Sì. no? Giusto? Minerali, pietra, Sì, quarzo, sì, lui vuole fare pietra, questo. poi organico, dopo Ecco. organico, animale, dopo Abbiamo. animale, vegetale, no, prima No, prima vegetale. vegetale, poi animale, E e poi poi pietro. terminale, e poi angelicale. È una scala evolutiva. Noi passiamo per tutti i passi. No, ho capito, ho Ma capito. non, per esempio, quello che nasce mosso, la terra, non è più minerale, sta evolvendo. Perché già per arrivare a diventare uomini su questa terra, noi abbiamo passato per i vari stadi evolutivi, come dice l'archeologia, come raccontano gli storici, che fanno gli scavi e trovano i resti dei Dei veri, fossili. i fossili, no? Degli animali, degli uomini, dei vegetali, di tutto. Então, abbiamo passato per questa evoluzione, l'evoluzione del pianeta, perché siamo di questo pianeta per adesso, non siamo passati per tutte le evoluzioni di questo mondo. Dice, ma quando Dio ha creato Adamo, non c'è stato creato Adamo, Adame vuol dire razza, vuol dire. È venuto dalla terra e noi siamo venuti dalla terra veramente, siamo stati creati dalla terra. Poi si è evoluto nell'uomo attraverso le varie razze e i vari fratelli del cosmo che sono venuti a darci istruzioni e abitare qua con noi, non di altri pianeti. Vediamo Gesù, che la terra è un po', cioè, il mio regno è di questo mondo. Nella casa di mio padre ci sono tante dimore, ogni mondo c'è stato nell'universo immenso, perché Dio non è mai avaro delle sue creazioni, lui ha creato e crea Ah, continuamente scusami, tutto. la cosa che mi nasce spontanea, chiedere, se diciamo Dio è infinito, Dio crea sempre, allora vuol dire che ci sarà un essere animale, un essere vegetale e un essere Sì. minerale ancora. È così? Sì, in qualche altra parte che non sappiamo, in qualche altro mondo che non conosciamo, per esempio nella costellazione di Andromeda ci stanno altri gruppi là, altre persone in stati evolutivi diversi, alle volte non esattamente con questa stessa materia che noi conosciamo qua, forse vegetali diversi che ho sentito Allora diversamente. è giusto dire che la Terra è viva. Sì. Ma diciamo i terremoti, i vulcani, che abbiamo paura e cose. Quello è un respiro della Terra. Un giorno che la Terra non avrà più vulcani e terremoti, sarà come la Luna. Un corpo morto. Morto, che se è morto, non è morto completamente, ma comunque che ancora c'è un po' di gravità, vuol dire che c'è ancora un po' di energia dentro Perché la la Luna. Terra è un macrocosmo, no? Quindi noi che siamo microcosmo abbiamo gli stessi elementi che c'ha la Terra. Il mare, per esempio, del 70% è composto di acqua, no? La Terra. Il 70% è il mare. E noi lo stesso abbiamo il 70% di acqua. Abbiamo i polmoni, abbiamo tutti gli apparati, anche la Terra ha tutti gli apparati. Il Sì. vulcano è come se fosse un polmone della Terra, Il cuore, la il verità, cuore il della cuore. Terra. I fiumi, i laghi sono le vene. Allora, quando noi possiamo vedere, no? Quando fanno per difetto delle varie specie, se mettiamo, ci sta un'immagine su internet che fa vedere l'effetto Sì, la tra progressione del feto. la progressione della fecondando l'ovulo, no? Quando comincia a formarsi il petto, fanno vedere l'effetto di un bambino, di un delfino, di un leone, di un elefante. Fino a una certa età siamo tutti uguali. È
è uguale per tutto. Guarda, Dopo i primi 3 mesi. è uguale, è uguale di quegli animali, di altri animali. Perché Guarda, ripeto. condividiamo lo stesso, la stessa, diciamo così, evoluzione, perché facciamo parte del processo evolutivo. Sembriamo dei girini all'inizio. No, come i rospi, poi si evolve, poi si va crescendo, diventa. Poi lì si differenzia, non c'è più la coda. Possiamo vedere pure nel petto quello pezzettino di coda quasi Sì, che è della colonna vertebrale. È stupendo, perché possiamo vedere la condivisione evolutiva con tutte le specie. Siamo passati, siamo stati pure noi come loro. Come tutti, e siamo arrivati al regno nominale del proposito. allora, Leila, il fenico non è altro che la rappresentazione evolutiva dell'essere umano. Dall'essere vegetale all'essere uomo. Sì, Cioè tutti i passaggi che ha. animale, ominale e angelicale. Angelicali sono gli spiriti puri. E lì è quindi Noi ce l'abbiamo di fare da strada ancora per arrivare. tanta ancora. Forse qualche altre 1.000 incarnazioni. Io No, no. no, io non capisco di come. Ok, Vai, avanti. domanda 191. Le anime dei nostri primitivi sono anime allo stato infantile, relativamente infantile, ma sono anime già sviluppate e hanno delle passioni. Le passioni sono dunque un segno di sviluppo? Di sviluppo sì, ma non di perfezione. Esse sono un segno di attività sia della coscienza dell'io, mentre nell'anima primitiva l'intelligenza e la vita sono lo stato di germe. Perché ancora non sono evolute e diciamo così, un minerale non c'è una coscienza minerale della specie, del regno animale, ma in una pianta, per esempio, loro riescono a comunicarsi tra di loro, riescono a percepire il pericolo, riescono a dare delle. Avere delle sensazioni, non possiamo dire ancora emozioni, Ah, percepiscono anche la presenza la umana. presenza umana. No, sono le emozioni. Sono le emozioni primarie, proprio anche. Quella degli animali, no? Che mi sta rompendo il divano. A me la già rocchi il divano, perciò. Ok, continua Luca. Ok, la vita dello spirito nel suo insieme attraversa le stesse fasi che noi conosciamo nella vita fisica. Lo spirito passa gradualmente dallo stato di embrione a quello dell'infanzia, per arrivare attraverso una successione di periodi allo stato adulto, che è quello della perfezione, con la differenza però che non c'è né declino né decrepitezza, come nella vita fisica, né per la sua vita, che ha avuto un inizio ci sarà una fine. Gli ci vuole inoltre moltissimo tempo, dal nostro punto di vista, per passare dall'infanzia spiritista a uno sviluppo completo. Infine, il suo progresso si compie non in una sola sfera, ma passando per mondi diversi. La vita dello spirito si compone pertanto di una serie di esistenze fisiche, ciascuna delle quali è per lui un'occasione di progresso, così come ogni esistenza corporea si compone di una serie di giorni, in ognuno dei quali l'uomo acquisisce dell'esperienza e delle istruzioni in più. Ma come nella vita dell'uomo ci sono giorni che non portano nessun frutto. Così, in quella dello spirito ci sono esistenze fisiche che sono senza risultato perché egli non ha saputo metterla a profitto. E questa è una bella domanda. Sì, molte esistenze. Allora, il fatto che una persona non ha approfittato sempre. No, ma io mi sto zitta perché devo solo apprendere. No, tutti noi, la verità. Allora, come ho letto tante volte, da una vita che conosco quest'anno, ogni tanto scambiamo delle informazioni, no? Ma non è che so tutto, assolutamente, non è una questione di. Non so tutto. Allora, quando un spirito, no?
venne su questa terra e non nella sua vita, perché l'ha buttata a fare del male, l'ha buttata a... o semplicemente non ha vissuto proprio, ha vissuto così, senza avere... non ha fatto né male né bene, ma ha vissuto come un animale, che diciamo così, si è Mangiato, accoppiato, bevuto ha perché. mangiato, ha bevuto, si è accoppiato, fatto i figli, e poi è morto. Diciamo così, non ha portato niente di Migliorativo. produttivo alla società, all'umanità e né a se stesso. Non fare qualche cosa che va a nascere un animale, perché l'evoluzione, a differenza degli orientali, che Non mette psicosi. noi no, non è perché psicosi, noi mette psicosi perché no, è evolutiva, non si torna indietro, non Quindi si non è diventa... negativa, No, l'eutanasia no, non è negativa, ma solo sembra solo in positivo. tranne se poi non... No, non c'è tranne, è No, sempre evoluzione, evoluzione. sì, sempre Poi evoluzione. è l'eutanasia Non credono che morendo si rincarnano invece in animali. perché loro hanno interpretato diversamente la reincarnazione, tanto il karma loro pure pensano è un po' diversa da quello che pensiamo noi, loro pensano come una vendetta, come un pagamento che tu devi pagare, hai fatto del male, avrà del male. No, non è così, né nel karma e nell'evoluzione. Evoluzione, parola evoluzione, vuol dire che tu vai a me che psicosi, che è quello che usano gli orientali, no? È quella che crede che se tu puoi reincarnare in un gatto, in un cane, in un qualsiasi cosa, poi in un Diverso. topo, in una mosca, in una scarafaggio, no? Invece no, perché l'evoluzione è progressista, è progressiva, va avanti, non torna indietro. Tu puoi stazionare, tu puoi stare fermo in quel livello di evoluzione e non andare avanti e stare lì per secoli. Abbiamo visto nel video di Maro, lo spirito della mamma di Gregorio XIII. Gregorio, che lo aspettava da 700 anni. Da 700 anni che aspettava il figlio per poter abbracciare questo figlio, perché lui era tosto, si manteneva sempre nello stesso livello, perché è tutta una questione di energia, di livelli. Se avete l'opportunità di vedere un film che si chiama Al di là dei sogni, Robin Williams. è Al di là dell'anima, è molto bello, ma spiega bene questo fatto del passaggio quando andiamo, e che siamo noi, che è una questione di livello evolutivo. Noi ci troveremo con delle persone del nostro stesso livello. Non possiamo trovare, se ci sta qualche spirito di luce vicino a noi, noi non lo vedremo. Brava Rachele, ha detto che ha visto qui. Noi non lo vedremo, vedremo le persone che sono a Lo stesso livello, livello, la nostra abbiamo la stessa. stessa energia. Hanno per arrivare al nostro livello. Ogni tanto capita che per riscattarci loro ci vengono, ma noi comunque non riusciamo a vedere perché la Già per mamma vibrazione avevo visto qualche sì. mamma Che va. per dare aiuto al figlio di farla vedere, ma Se torna indietro. ritornava Ciao ancora Carla, ciao ancora. benissimo. Finito di lavorare adesso, scusa di entrare in No, ritardo. tranquilla, tranquilla, la nostra psicologa. Grazie. Perciò possiamo pure stazionare, che è peccato però non perdere l'opportunità di un'incarnazione, già che ci vuole tanto alle volte per tornare su questo mondo. Non è semplice. Va Luca. Ok, domanda 192. Si può fin da questa vita, con una condotta irreprensibile, superare tutti i livelli e diventare puro spirito senza passare per livelli intermedi? No, perché ciò che l'uomo crede perfetto è lontano dalla perfezione. Ci sono delle qualità che gli sono sconosciute e che non può comprendere. Egli può essere perfetto tanto quanto comporta la sua natura terrena, ma ciò non è la perfezione assoluta. Come un bambino, per precoce che sia, deve passare attraverso la giovinezza prima di arrivare all'età matura, e come un malato deve passare attraverso la convalescenza prima di recuperare pienamente la sua salute.
Inoltre lo spirito deve progredire in conoscenza e moralità. Se è progredito solo in un senso, deve progredire anche nell'altro per raggiungere la sommità della scala. Però, quanto più l'uomo avanza nella sua vita presente, tanto meno le prove successive saranno lunghe e penose. Allora, se noi vogliamo avere delle vite migliori, dicono che l'ultima incarnazione è sempre la migliore, no? Perché l'altra che si migliora sempre, è una questione di evoluzione. Dobbiamo, dice qua, anche se tu sei stato bravo, precoce, comunque è un ragazzo che deve diventare uomo, deve diventare adulto. No, non può passare improvviso, non può diventare il programma di vita, perché l'evoluzione ci chiede questo, perché lui può progredire intellettualmente, ma emozionale rimanere ancora in ritardo. Livello spirituale. Può progredire. Un'evoluzione materiale, ma non spirituale. O al contrario, può avere un'evoluzione spirituale, ma manca la. Non ce l'ha né teoria né pratica, quindi non dobbiamo avere tutto quanto. E l'esperienza, perché dobbiamo nascere proprio da carne? Perché è attraverso la vivenza della conoscenza e il dolore, purtroppo, è quando noi ci prendiamo conoscenza. Al di là della teoria, la carne è proprio per la sua, non è detto che una persona debba soffrire, no. Purtroppo è me. Ma questo è un mondo di espiazione. È un mondo di espiazione. È un mondo di espiazione. No, però un'evoluzione tua interiore già te lo porta a vivere. Ma pure un ateo. Anche un ateo che si definisce ateo, però agisce secondo. Coscienza e per bene. La coscienza di rispetto all'umanità, forse non crede in Dio, ma nello stesso bene, alla fine si trova. Non possiamo giudicare. Non è detto che a volte uno deve studiare per forza un iter di fede. Cattolico e continuo. Ma noi no, allora, la cosa è bella che lo spiritismo ci insegna è che noi, uno può essere quello che vuoi, buddista, cattolico, quello che è. Noi, le conoscenze che mettiamo a disposizione, che le persone possono accettare meno. Possiamo parlare con un cattolico senza ferirli. Dentro i suoi dogmi, che sono le sue, possiamo parlare delle cose comuni. Che cosa abbiamo in comune con i cattolici? Gesù. Questo abbiamo in comune con loro. Il Vangelo abbiamo in comune con loro. E questo per noi è, diciamo, è un campo di intesa, di comunicazione. Ma anche sono a livello superiore, non è così. Per noi i santi sono uomini che hanno fatto un bel percorso, ma non sono, diciamo così, diventati puri perché sono santi. Hanno fatto comunque già un percorso evolutivo che li ha portati ad una conoscenza e un comportamento. Li santifichiamo noi, chi li santifichiamo? No. Al di là del se li santifichiamo noi. Vediamo una persona perché se madre Teresa di Calcutta, se così. È diventata santa. No, prima. Quello che volevo dire io è che chi siamo noi? Noi non possiamo giudicare, non dobbiamo giudicare. Non giudichiamo noi. Vedendo le opere, ci rendiamo conto che hanno agito secondo lo spirito. Noi confondiamo l'ordinario con lo straordinario. Quello che fa un operaio in un'azienda è il suo dovere, così come quello che noi classifichiamo il santo ha fatto, e noi pensiamo che sia un santo. Siamo noi che siamo più carenti. È chiaro. Questo volevo dire. Dire che noi esseri umani non sappiamo che livello, per dire la grandezza di una persona, per santificarlo. Questo volevo dire. Allora, alcuni personaggi, come i santi, come diceva lei, no?
come i santi, cosa vale, no? Per esempio, San Francesco è nato con una missione, capito? Sono persone che alle volte nascono come missioni per ricordarci la legge dell'amore a noi, no? Padre Pio, quello che quando ne vogliamo, nascono con una missione e ne soffrono tanto. L'altro giorno è stata canonizzata la prima santa brasiliana, sorella Dulce. Non Dolce, Dulce. Lei faceva miracoli già da viva, non da morta solo, che pensavo altri miracoli, no? Ma lei faceva pure da viva. E è stata una persona meravigliosa, ma lei ha vissuto tutta la sua vita come una missione. In missione, vuol dire, non è che so perché l'hanno canonizzata e diventata santa, no, lei già era brava, già prima, no? Dimmi Vitto. Bene, difatti, nella Genesi, che sono le modalità degli spiriti elevati a incarnarsi per far progredire l'umanità. Sì, è questo quello che dicevamo l'altra volta, Vitto. Da noi arrivano spiriti che vengono da là, che vengono investigati là, ma il loro compito di venire qua nel loro modo evolutivo è la società. Sì. Della loro spirito, sì, la conoscenza. Ok. 192a. L'uomo può almeno assicurarsi in questa vita un'esistenza futura meno piena di amarezze? Sì, senza dubbio può abbreviare la durata e la difficoltà del cammino. Solo l'incurante si trova sempre allo stesso punto. Allora, se ci comportiamo bene, possiamo avere pure una un anno sabbatico, diciamo, perché non dobbiamo soffrire, no? Sarebbe bellissimo, ma dobbiamo fare per meritare qua a partire da tutto. Tutti siamo in una condizione di imparare che quello che ci è venuto a insegnare Gesù, l'amore, è l'amore per tutti, non solo per quelli che ci fanno, che ci vogliono bene, pure quello che non ci fanno del bene, che è difficile, no? Ma non è impossibile, perché il fatto che non riusciamo a cogliere quello che ci fanno del male, non è che è peccato, non c'entra niente con il peccato, c'entra con il fatto che stiamo facendo male a noi, perché stiamo questo provavo a dire con un'amica mia, stiamo passeggiando, diciamo così, gravitando nella loro, ancora arrabbiati con qualcuno, noi stiamo gravitando nell'energia di quelle persone e quello ci porta a indebolire la nostra energia. Non ci dobbiamo noi portare il positivo nel negativo. Sì, perciò attraverso l'amore. Attraverso l'amore, dice, ma io devo amare, anche se non sono convinto ancora, perché mi voglio distruzzare il cuore, non mi va bene, non voglio bene, devo volere per forza. No, non è che devi volere. Io non voglio stare male. E se non voglio stare male, perché mi devo attaccare all'energia di una persona che mi ha fatto del male? Come fai a contrastare? Perché ci stai a contatto con l'amore. Allora dice, ma dove trovi questo amore? Perdonare e distaccare. Allora, dove trovi questo amore? Allora, dove trova? Attraverso le creazioni di Dio, attraverso le creature di Dio, attraverso la bellezza, attraverso le cose che possono piacere a te. Ti riempiono, ma non tanto da portarti al perdono. Ci dovrebbero portare al perdono. Sì, ma allora sai una cosa, un giorno che capiremo che nessuno è vittima, siamo tutti debitori, no, siamo tutti debitori, non carnefici, ma debitori, perché la reincarnazione abbiamo fatto del male in precedenza.
Pensavo che parla, torniamo al livello evolutivo, capito? Io questo lo capisco, è il metterlo in pratica che diventa molto. Allora, per metterlo in pratica dobbiamo andare dal lato pratico. Se io so che l'energia di quella persona mi può fare del male, non è che mi può, mi fa del male, perché mi metti a livello di quella persona. Allora, se prega per quella persona, per le persone che ci fanno della vita, oggi, bella, scusami, oggi ho dovuto fare, mi senti? Dimmi, scusami. Oggi ho dovuto fare proprio un'azione del genere, sono andato da chi mi ha fatto tanto male, me lo sono abbracciato e gli ho chiesto anche scusa. Questo è lo spiritismo. Perché giustamente energia negativa non ne, però, mi carico anch'io di energia negativa nella legge della nelle leggi. Proprio stasera dovevi capitare, proprio guardando che succede a casa, nelle filosofie orientali, no, quando specialmente nella gnosi, no, e nella teosofia, con Anibesale, di Bite, Krishnamurti, tutta quella gente della Blavatsky, tutta quella dice che no, se uno sta passando per un momento brutto o succede qualcosa, noi non dobbiamo interferire perché sennò prendiamo un loro karma. Niente di più, perlomeno per noi spiritista e cristiani, niente di più sbagliato, perché una volta che tu aiuta che cosa vuole Dio da noi? Voi, la misericordia divina, voi che l'energia arrivi a noi, l'energia divina a noi e passi attraverso di noi verso l'altro. E quando passa verso l'altro, pure se ci ha fatto del male, noi stiamo elevando la sua energia. Dice, ma non vedo nessuna elevazione, quello continua a fare del male. Non ti preoccupare per lui. Fai il tuo dovere, che vedrai un giorno. È chiaro che i tuoi giorni non sono gli stessi giorni di Dio, no? Perché il nostro tempo è un tempo diverso. Noi vogliamo subito... adesso, ma che ora comincia questa cosa? Quando comincia un perdono, che posso perdonare o che non mi farà del male? Non è così che funziona. Non dobbiamo sindacare sui tempi di Dio. Noi dobbiamo fare il nostro dovere. Qual è il nostro dovere? Aiutare, essere vicino. E quando arriveremo a questa conclusione, vedremo che non abbiamo niente da perdonare, perché nessuno in realtà ci fa del male, perché non siamo vittime, nessuno è vittima. Diciamo così, rido, sorrido e sono contenta e sto spesso a cantare, a gioire, ma pure nella mia vita è capitato delle cose tremende, terribili. Diciamo così, oggi sono chi sono grazie a queste cose terribili che mi sono capitate, che mi hanno fatto la mia vita, mi hanno fatto maturare. E se noi pensiamo a questo, come dicono i buddhisti e gli orientali, che alcuni maestri vogliamo fare fuori, ma comunque non è sbagliato, non era Luca, sì, 193. Un uomo nelle sue esistenze può scendere a un livello più basso di quello in cui si trovava come posizione sociale? Sì, come spirito no. Visto, c'è sempre un'evoluzione. Tu puoi scendere nella tua, tu eri un re e no, o venne un mendicante, no? Non succede così, succede in un altro modo. Dipende dal comportamento che ha avuto. Perché la misericordia divina ha sempre il condono a portata di mano se noi ci comportiamo bene. Far comprendere, la vita successiva far comprendere. Anche in l'errore commesso nella vita. Vediamo Paolo di Tarso, caspiterina. Mamma. Era ignobile. Era un abuso di potere. Abuso di potere. Automaticamente viene in un altro...
dovrà combattere alle volte con le persone che abuseranno del potere, quello che, no? quello che ha fatto nella vita precedente. Per esempio, quelli che dice, ah, io i neri non li sopporto, li odio i neri, no? Che dicono così, no? E chissà se nell'altra volta non nasce in Africa il nero e dovrai subire, diciamo così, la tua intolleranza e vivere nella pelle, no? Perciò che non ci piace. Io non dico mai niente di quello che non mi piace, perché è meglio non dirlo, né pensarlo. E poi per legge di attrazione della figlia. A parte questo, pensiero forma, brava. Domanda 194. L'uomo di un uomo da bene può in una nuova incarnazione animare il corpo di uno scellerato? No, perché non può regredire. 194A. Vado avanti, lei. Ok. L'anima di un uomo perverso. Stop. Prego. Vai, ok. L'anima di un uomo da bene può in un'incarnazione animare il corpo di uno scellerato? No, perché non può regredire. 194A. L'anima di un uomo perverso può diventare quella di un uomo da bene? Sì, se egli si è pentito. E allora questa è una ricompensa. Il cammino degli spiriti è progressivo e mai regressivo. Essi si elevano gradualmente nella gerarchia e non scendono affatto dal livello al quale sono pervenuti. Nelle loro differenti esistenze fisiche possono scendere come uomini, ma non come spiriti. Così l'anima di un potente della terra può in futuro animare il più umile artigiano e viceversa. Infatti i ranghi fra gli uomini sono sovente inversamente proporzionali alla nobiltà dei sentimenti morali. Erode era un re e Gesù un falegname. Ecco, vedi, so, perché è tutto relativo, la grandezza di un uomo non si misura nella sua nel suo diciamo così, nella sua fammi togliere questo WhatsApp, perché sennò ci disturba. Saranno tutte connessioni che danno problemi. No, è Andrea Luiz che ha chiesto di fare la traduzione sulla guarigione e che l'ho inviata adesso. Non ti ho mandato perché c'erano quattro parole. Continua. 195. La possibilità di migliorare in un'altra esistenza non può forse portare certuni a perseverare sulla cattiva strada? Con l'idea che potranno sempre correggersi più tardi? Chi pensa così non crede a niente, né maggiormente lo trattiene l'idea di un castigo eterno, poiché la sua ragione la fa arretrare. Inoltre, questa idea conduce all'incredulità su tutte le cose. Se fossero stati impiegati solo dei mezzi razionali per orientare gli uomini, non ci sarebbero tanti scettici. Uno spirito imperfetto può, in effetti, pesare, come voi pensate, durante la sua vita fisica, ma una volta liberato dalla materia pensa diversamente, perché ben presto si accorge che ha fatto un calcolo errato, ed è allora che in una nuova esistenza gli reca con sé un sentimento contrario. È così che si compie il progresso, ed ecco come voi avete sulla terra uomini più avanzati di altri. Alcuni hanno un'esperienza che altri non hanno ancora, ma che acquisteranno poco alla volta. Dipende da loro affettare il progredire o ritardarlo all'infinito. L'uomo, che si trova in una cattiva posizione, desidera uscirne il più presto possibile. Chi è persuaso che le tribolazioni di questa vita siano la conseguenza dei suoi difetti, cercherà di assicurarsi una nuova e meno penosa esistenza. E questo pensiero lo distoglierà dalla vita del male di più di quella del fuoco eterno, al quale peraltro non crede. 196. Sembrerebbe che, potendo gli spiriti migliorare solo subendo le tribolazioni dell'esistenza fisica, la vita materiale sia una sorta di setaccio o di purgatorio, attraverso cui devono passare gli esseri del mondo spiritista per arrivare alla perfezione. Sì, esattamente così. Gli spiriti migliorano attraverso queste prove, evitando il male e praticando il bene.
ma è solo dopo molte e successive incarnazioni o purificazioni che essi raggiungono lo scopo al quale tendono, in un tempo più o meno lungo, secondo il loro impegno. 196a. È il corpo che influisce sullo spirito per migliorarlo o lo spirito che influisce sul corpo? Il vostro spirito è tutto, il vostro corpo è un rivestimento che si decompone, ecco tutto. Troviamo nel succo dell'uva un raffronto materiale dei differenti gradi di purificazione dell'anima. L'uva contiene il liquido chiamato spirito o alcol, ma indebolito da una quantità di materie strane che ne alterano l'esistenza. Questa essenza arriva alla purezza assoluta solo dopo molte distillazioni, in ognuna delle quali si libera di qualche impurità. L'alambicco è il corpo nel quale l'essenza deve entrare per purificarsi. Le materie strane sono come il perispirito, che si depura lui stesso nella misura in cui lo spirito si avvicina alla perfezione. Infatti, questo dell'uva è carino, perché perciò sì. Lui ha messo come simbolo dello spiritismo la vite, no? Dell'uva, perché l'uva mette in macerazione, no? Che comincia a cacciare la fermentazione, no? E comincia a cacciare l'impurezza, e poi da nell'alambicco che va facendo si va purificando piano piano fino a che arriva un buon vino, un buon succo d'uva. L'alambicco è veramente la grappa, è la grappa, sì. Sì, no, volevo chiederti differenza tra incarnazioni, o perché dice nella domanda 196, ma è solo dopo molte successive incarnazioni o purificazioni? È la stessa parola per gli spiriti, incarnazione o purificazione? Sì, sì, perché l'incarnazione noi veniamo qua per purificarci, è la nostra. Come dicevo, è il nostro battesimo, è la nostra purificazione, è quella. Oggi ho letto, no? Mentre stavo sentendo delle conferenze, una frase che mi è piaciuta molto, che per non passare per l'umbral, no? per la zona tipo purgatorio, no? La ricetta è fare la dieta delle anime. Hai detto, ma la dieta delle anime, che cos'è questa dieta delle anime? Dove la la tolleranza e la fraternità. Então, la dieta delle anime, per non passare attraverso le privazioni dell'aldilà, è carità, amore, tolleranza e fraternità. E poi un'altra cosa carina è che diceva Gesù non sceglie i più capaci. Lui capacita i suoi scelti. Vuol dire, no, lui non ci sceglie per le capacità che abbiamo, ma lui, che da lui. Ma lui dà la capacità a noi di essere diversi. Come i doni dello Spirito Santo. Sì, sono i doni dello Spirito. Dimmi Luca, qualcuno vuol dire qualcosa? Parlate ragazzi. In quanto abbiamo connessione. Ah sì, infatti stasera è andata via moltissimo, ci siamo persi molte parole. È interessante che il paragone che fanno loro con l'infanzia di un bambino, che è importante in tutte le incarnazioni passare per quella tappa. E questo fa riflettere, perché l'infanzia è diversa in ogni persona, quindi ogni spirito vive un'infanzia diversa, ogni incarnazione è un esame a sé. Quindi questa è anche una cosa molto importante, perché pensi che l'infanzia sia infanzia, no? Perché ci sono bambini più o meno precoci, bambini più o meno svegli, quindi questo dipende anche dallo spirito che abbiamo davanti, perché noi vediamo un bambino, ma in realtà è un'esperienza che sta vivendo il bambino in un ambiente diverso, in un focolare diverso, con persone diverse, quindi è sempre un'infanzia diversa ogni volta che vive, non è mai la stessa. In genere noi nasciamo tra i nostri simili, per esempio se posso nascere tra quelli che o io ho fatto male o loro hanno fatto male a me, e siamo venuti tutti insieme formando una famiglia, diciamo così, dove si amalgamano tutte le anime.
perché nella famiglia ci sono diversità di quello che ci fanno più male sono quelli che stanno più vicino a noi, no? Perciò quelli che fanno parte della nostra famiglia, non solo padre, mamma, ma pure mariti, figli, gli anessi, cognata, suocera e tutto il resto appresso, fanno parte di questa per trasformare quell'odio, quella rabbia che forse antecedentemente ci stava in amore e trasformare i sentimenti, trasformare le coscienze. Alcuni nascono negli ambienti più disagiati, è tremendo, e uscirne indenni da questi ambienti non è facile, no? Assolutamente. Non è per niente facile. Altri invece nascono in posti agiati per bene, cosa è tutto molto favorito, no? E è una prova pure quello, perché la bellezza e la ricchezza sono prove, perché non è facile, diciamo così, lidare, gestire la bellezza, perché la bellezza attrae la vanità, attrae alle volte delle situazioni che possono portare a degli sbagli. La ricchezza pure attrae presunzione e quella cosa di sovraffare sugli altri, sempre l'uso che se ne fa. Perciò la ricchezza è brava, arroganza e superbia. Le belle non vantano la loro bellezza. La bellezza è una prova, la ricchezza è una prova e un dono se uno la sa utilizzare, se la usa e la mette in beneficio dell'umanità. Perciò non pensiamo, guardiamo già tutto, non succede mai niente in isso, non fa mai niente, ma non vogliamo mai guardare quello che non vediamo, non sappiamo la vita di nessuno come è, non sappiamo internamente la vita di nessuno come è. E poi non ci scordiamo che se è passato su questa prova della ricchezza senza farne buon uso, dopo dovrà fare i conti con se stesso, perché non c'è nessuno che ci giudica nel mondo spirituale, non c'è un Dio ma è la nostra coscienza che noi giudicheremo noi stessi, diciamo, mamma mia, che cosa ho combinato, guarda che sbaglio ho fatto, avrei potuto fare meglio, avrei potuto fare di un altro modo. E questa è una cosa importantissima. E allora devo parlare? Sì. Può essere... Scusatemi, ma l'ultima, può essere che un gruppo stesso che ci si incarna sempre nello stesso gruppo per le stesse esperienze, può essere che anche un gruppo di spiriti, una famiglia, sia stazionaria stessa, cioè non decida di andare avanti e di evolversi e quindi ripete continuamente gli stessi cicli di esistenze senza mai portarle a frutto proprio un gruppo intero? Sì, sì. C'è il racconto di Chico, che di quella famiglia che c'è il fatto del terreno, che c'era sì? Che uno si è svegliato la mattina e dice no, mi sembra che dei paletti un po' più là, quello là, vedi che paletti sono, e dice ma comincia una faida tra i vicini, no? Poi che succede? La reincarnazione seguente lui nasce nell'altra famiglia e lui fa lo stesso pensiero. No, mi sembra che il palette sta troppo qua, sta troppo là. E questo per 300 anni sono andato avanti così. 300, vuol dire, hanno perso 300 anni di incarnazione sempre così. Fino a che un giorno lo spirito, in questa incarnazione, per l'amor di Dio, per piacere, lasciate i paletti dove sono, non toccate niente, non fate niente e andate avanti con le vostre vite, perché era una cosa che non finiva più e è un circolo vizioso, capito? Non è detto che gli spiriti del mondo spirituale siano che ci vengono a disturbare o qualche cosa, alle volte siamo noi che li attirano. Perciò ogni incarnazione è un'incarnazione a sé.
Non possiamo sapere com'è la vita degli altri, possiamo semplicemente prendere cura della nostra di vita e cambiando la nostra, ragazzi, cambiamo quello che sta attorno a noi. È sicuro, sicuro, prima di esperienza propria che vi dico, poi di vita vissuta e di persone che hanno cambiato direzione, hanno visto da un'altra parte. Girare l'altra faccia, guardare in un'altra prospettiva, hanno cambiato tutto. E con l'aiuto del Vangelo. Senza il Vangelo, come hai detto, mi hai commossa, che parlava del Vangelo. Ci sta comunque la registrazione. È stato molto bello perché lui è riuscito a dare proprio il senso che la casa che fa l'Evangelo. È un faro di speranza per quelli che sono smarriti, per quelli che hanno bisogno di aiuto, di consolazione e di benessere. No, noi non sappiamo, non pensiamo che sia così potente, ma è potente. È potente e magico. Io dico che è magico anche se non credo nella magia, ma è magico il Vangelo. Il Vangelo è l'unica cosa magica che dico che è magico. Il resto ha sempre una spiegazione logica per tutto. Ma il Vangelo. Oggi sentendo il dottor Sergio Felipe de Oliveira, che è un neurologo, no? E lui stava spiegando, dicendo il fatto delle cellule, come funziona. Brava, brava, spiegando il fatto delle cellule, come funziona, no? Che noi pensiamo che lui è un scienziato, è un medico, è un dottore, è un neurologo, no? Tutto dice che la energia che tutte le energie, per esempio, no? Vengono dalle mitocondrie. E le mitocondrie sono le cellule che assorbono l'ossigeno e fanno trasformare questo ossigeno che respiriamo in energia. Então lui diceva così: fate un respiro profondo, facciamo. Sentiamo l'aria che entra nelle mitocondrie. Loro purificano e creano l'energia e quando abbiamo questa energia in eccesso la nostra un passi o attraverso una chiacchierata con un amico o attraverso una carezza, perché alle volte possiamo fare un passi pure facendo una carezza o aiutando qualcuno. E dobbiamo donare questa energia perché questa energia è visibile e è trasformabile. Noi la possiamo trasformare e guarire le nostre cellule attraverso questa energia. È bellissimo, molto bello sì, possiamo fare passi da soli a noi stessi. E come? L'otto passi, tu preghi, fai come per fare i passi Sì. e poi deve essere molto concentrato e fare sotto la doccia, è pure una buona cosa. Quando fa la doccia, no? Immagina questa cascata di luce che scende su di te, che è la mano dei tuoi benefattori spirituali che sono lì a donarti questa energia nell'amore, perché è un sentimento che importa, no? Pensiero che È forma. un pensiero che forma, bravo, è un pensiero che forma, non sono le parole. Le parole non servono a niente alle volte. Come diceva San Francesco, dico sempre, andate a pregare il Vangelo alle volte pure con le parole, perché è così che funziona. Dite qualcosa, ragazze. Carla, Deborah, sono senza microfono. Non lo so. Belle contribuzioni che hai dato, sì, do autopassi, eppure queste cose che hai parlato sono davvero molto importanti. Grazie. Grazie a te di essere qui con noi. Luca, vuoi dire qualcosa? Il pass può essere, siccome che adesso si parla tantissimo di passi, direi che bene o male hanno tutte una similitudine insieme che è l'intenzione di guarigione. Però anche gli animali ricevono il pass.
come spirito, come spirito, un animale riceve anche il pass? Se lui è in un ambiente, in una stanza, in una casa spiritista, gli animali, com'è il comportamento degli animali in una casa spiritista? Sì, sì, si può. Anzi, sono alcuni in Brasile, ci sono alcune case, non case spiritiche, ma proprio come ci sono ospedali spirituali per gli esseri umani, ci sono pure ospedali spirituali per gli animali. Sono alcuni spiritisti che hanno una sala per dare energia per fare i passi ai nostri amici, ai ragazzi, gli animali. Anche gli animali, anche il tuo animale, il tuo gattino. Grazie a te, perché sì. Loro, la loro brum brum, no? Brr, sì. Il motorino loro, è nella energia hertz, la mega hertz. Sì? Ah, le fusa del gatto sono a 432 Hz. Quelle megahertz 432 Hz. Ok. Quel rumorino che loro fanno sono della stessa frequenza di quello hertz, che è la frequenza pure della terra e del Padre Nostro, della preghiera del Padre Nostro, quando detta con cuore e recitata con l'intenzione. Anche perché è la dimostrazione di affetto, di amore verso il padrone, no? Poi l'amore, che è una, come si dice, che è con l'abbraccio mio canto mi sento se ho un momento di quando abbraccio, quando ho un momento di panico abbraccio il cane, pure loro aiutano sempre. Daniele Goulart, che è un sì, perito della polizia di Torino, lui è un perito che ha lavorato pure per alcuni programmi come quello Mistero là, no? Che lui vede, no? Quando fanno vedere gli UFO, i fantasma e cose, no? Lui è quello che fa la perizia calligrafica, fotografica, e dice se è vera la foto o meno, e lui è un perito della polizia. E lui ha creato una macchina per gli aeroporti americani, è una macchina che fa vedere, è pure di audio, pure se l'audio se non è vero o meno vero sull'audio, e per evitare i terroristi che hanno commissionato a lui questi americani, la polizia della norteamericana ha commissionato a lui, la FBI, non so chi, ma comunque questa macchina, che quando tu passi nello scanner della per vedere se tu c'è qualche arma, no? Fa vedere l'energia che hai attorno, e se tu sei malintenzionato è tutto nero, se tu è tutta scura. Então, lì capiscono che c'è un potenziale terrorista o qualcuno che si vuole uccidere. Poi vogliamo la macchina che vede anche l'energia, no? E lui ha creato questa macchina, e quando ha messo questa macchina a lavorare insieme al dottor Sergio, che lui è andato in Brasile, Daniele Goulart è andato pure in Brasile e ha conosciuto il dottor Sergio, che è amico di Regina Zanella, e hanno fatto un esperimento che l'ospedale spiritista ha messo questa macchina, ha fotografato, ha filmato, e vedeva che a parte l'aura delle persone, ma l'energia che usciva dalle mani delle persone, l'energia dell'ambiente, come si era trasformata da tutto scuro sopra, che quando hanno fatto la preghiera era tutto chiaro, e ha fatto vedere questa cosa, no? E gli animali, quando tu abbracci o carezzi un animale, l'energia che attraversa l'animale va verso di te, e poi l'energia che esce da te va verso l'animale. C'è uno scambio. E dicono che l'amore è brasiliano, scuso, perché è verde e giallo. È verde e giallo, no? È vero, un colore che viene nella macchina da cosa è verde e giallo, è un colore brasiliano, da bandiera del Brasile, verde e giallo. È carino. La persona che dà il pass si buona. Allora, dipende, se tu sei malato, in termini di una malattia
che ti sta, che non è buona, evitare di fare i passi. Ma se tu, per esempio, sono raffreddata, ci sono alcune volte che sono stata, ma, no, avevo un problema nello stomaco o ero raffreddata, ho chiesto a Maria di fare i passi, non ho fatto passi io. Che abbiamo fatto i corsi insieme, pure abbiamo letto e cose, abbiamo fatto, è tipo in posizione delle mani. E poi non mangiare carne nel giorno che devi fare i passi, non mangiare carne, peperoncino, cioccolato, bevande alcoliche. Evitare queste cose, eppure le persone che vengono nella casa spiritica per quel giorno sanno che, non, che può, devono venire più puri possibili. Tu ricevi in tutto il corpo, io devo stare con il corpo a disposizione di poter ricevere questa energia che non sono io che do, ma sono gli spiriti benefattori che danno. Ma possiamo fare l'autopassi sotto la doccia, possiamo fare passi ai gattini, ai animali, e ne riceviamo spesso di più da loro di quanto ne diamo noi. Queste. Volete dire qualche altra cosa? No. Bellissima serata. Sì, è bella, veramente. Ragazzi, Luca, vuoi fare la preghiera di chiusura? Sì, volentieri. Okay. Poniamo la nostra attenzione nel cuore, il nostro respiro nelle cellule mitocondriali affinché si ossigeni meglio il nostro corpo. Ringraziamo i nostri mentori benefattori spirituali per questa serata, momento di condivisione, di amore, di fratellanza, di sapere, di aver imparato cose nuove e di darci il coraggio durante la settimana di poter mettere in pratica queste lezioni, come perdonando, amando, facendo degli esami di coscienza, capendo i nostri errori, soprattutto con il regalo che ci fa Dio quotidianamente della vita, di poterci correggere. Ogni giorno è un'opportunità, ogni momento è un'opportunità per correggersi, non è mai troppo tardi. Ringraziamo per gli animaletti che abbiamo accanto, perché sono fonte d'amore incondizionato. Ricordiamoci delle persone che abbiamo perso, che non sono più qui con noi, e chi è anche lontano dai nostri cuori e non presente in questo momento, mandiamo loro la nostra energia d'amore. Chiediamo ai nostri mentori spirituali di fluidificare queste acque per il nostro bene e affinché vengano arricchite con un'energia immensa, capace di insegnarci soprattutto il perdono e l'amore e la carità. Grazie. Grazie. Grazie Luca. Grazie a tutti voi, Carla, Rachele, grazie Deborah, grazie Vito. Ciao, buona serata, ciao. Un bacione, ciao. Bacione, ciao. Passi, chiudo.